A tutti, diciamo, abbiamo messo insieme, facendo parte sempre del mio progetto degli LCTV, che ho in mente, che ho iniziato da 3 anni fa, sarebbero liberi cercatori terrestri di verità, la verità in piccolo ovviamente. Ogni tanto nei miei spettacoli, nei miei live, invito qualcuno, qualche artista, qualche musicista, qualche scrittore, dipende dalle circostanze, anche perché lo faccio a livello professionale. E in questo caso mi avvalgo della cortesia e della bravura e dell'improvvisazione assoluta. Abbiamo detto soltanto 2 parole poc'anzi, e maestri Rocco De Rosa al pianoforte, D'Alessandro all'organetto. Faccio una lettura ripresa da un mio libro che uscì 3 anni fa nel 2011, che si chiama Approssimazione, e in più con un testo nuovo, diciamo, di 2 o 3 giorni fa. Grazie. Fascia il sangue serpuali, ma non slida.
assente vortice di vento, scrutano svegli l'inabitato rione collina, quali presenze sentono nell'aria. Alla sera, una scopa al bar con l'amico di sempre. L'isolata precarietà è la forma mentis di questo frammento di cosmo. Il vuoto è l'essenza esoterica. C'è in sala una gradita sorpresa, la professoressa Yuko Nishimaki dal Tokyo, dal Giappone. L'eterno è silenzio, assoluta igiene dall'inutile vocio. L'ineffabile è presenza, totale espansione dalla razionalità, assenza. Contengo il vuoto e ne sorreggo il peso. Contengo ossigeno e ne fruisco beneficio. Mi ricordava il maestro Rocco De Rosa, ovviamente nelle emozioni uno si dimentica, e la professoressa Yuko Nishimaki è la traduttrice per la seconda edizione del libro Cristo si è formato a Empoli di Carlo Levi. E cura in Giappone. Proseguiamo. Adesso andiamo, vediamo chi prosegue. Il Colle dell'Angelo, che sarebbe quella collina che hanno tagliato vicino al ponte che è stato rifatto. Qualche anno fa era un po' diversa. Quest'anno, su una collina a mezzogiorno, sono carichi i fichi d'India, così come gli ulivi, ma le persone dove sono? Quest'anno, in faccia ad una collina, si assola il tempo e il sole si abbaglia da solo. Quest'anno andrà in mezzogiorno, su carichi i fichi d'India, così come gli ulivi, ma i cristiani adesso, e adesso i cristiani. Baccia una timba sa suagni tu temba, uso, sa ma c'è chi tra su, uso, da su, sa ma c'è chi tu temba, sa suagni, sa ma c'è chi, uso, da su. Nel giorno in cui Gesù Cristo sale al cielo, nel mio paese si fa il falò. Ardono ginestre e ragazzi saltano da un lato all'altro del fuoco. Mi sembrano angeli scesi dal cielo, da lì sono venuti e lì vogliono tornare. Due giorni che Gesù Cristo è andato in due cera. Andiamo in due cera, Gesù Cristo, in due paesi miei. Se faccio tu focone. Bruciano gli resti. E voglio le zombre, la madonna, la fuoco. Ma sembra un angelo.
ci vuoi scese la ruggera, da là sono venuto e là vuole tornare. Discese Cristo in una grotta di argilla, svuotò il contenuto dell'antica botte di rovere in una brocca di vetro, intrecciati l'opaco e il trasparente, versò il nettare del convivio nella coppa e tutti gli uomini e le donne ne beffero il beneficio. Non vi erano più né empi né asceti e tutti giacquero onniscienti. In cerchio danzarono col tempo, in cerchio fecondarono il tempo, in cerchio fermarono l'inesorabile tempo. Il cerchio sembra magico recinto dove nello spazio interno si è liberi di movimenti indipendenti, il perimetro è un obbligo delimitativo dal quale non si può uscire. Il cerchio racchiude l'idea di completezza, di autonoma rappresentazione di un percorso esistenziale. È il segno manifestato di un'idea archetipa precostituita nel subconscio. Pensa di cerchio e scoprirai l'appagamento dei tuoi desideri. Immagina di cerchio infinito e scoprirai che sei già autosufficiente. Infatti, il raggio e la lunghezza della tua Weltanschauung, pi greco la costante limitante, la tua possibilità di evoluzione, il centro è il punto di partenza della comprensione, l'inizio di ogni sensazione. Danzo, 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 rodeando intorno all'asse del mio corpo e compongo cerchi nel mio orto. Con sforzi volontari allargo l'area di progresso, evolvo la coscienza come fa l'ebro del riscio, evolvo la coscienza come eremita peregrino. Non sento l'assura degli inutili affanni, non sento il dolore dei pensieri traditori, non sento il lamento del marcio civile, del marcio civile esalante esausti odori, rinchiuso in prigione nei suoi clamori, nei suoi astratti valori. Mi approssimo a te quando chiudo le finestre e le porte dei sensi e cessano gli inutili flussi della mente. Le illusioni del mondo, degli infiniti altri mondi, sono al cospetto della tua magnificenza niente altro che sogni e transitorie partenze. Io sono. Mi approssimo a te, sovrano dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo, del tempo e dello spazio, degli atomi eterni e degli eterni vuoti. Io sono. Mi approssimo a te, sovrano delle forme e delle sostanze, del visibile e dell'invisibile, delle perenni sacre forze dell'affermazione, della negazione e della neutralizzazione. Io sono. Mi approssimo a te, essere uno e molteplice, signore del divenire e dell'immutabilità. Quando, nel silenzio, chiudendo le porte e le finestre dei sensi, oltrepassando la soglia del tempo e dello spazio e non percependo più distinzione fra te e me, allora io mi approssimo a te. Io sono.